Allora, andrò a costruire dei Beyblade casuali e sarà il mio gatto a scegliere i pezzi. Metterò dei croccantini su ogni parte e il primo croccantino che si mangia sarà la parte che verrà scelto dal gatto e andrà a comporre i Beyblade da usare in questo video. Qui le parti. Vai Yuki, scegliene uno. Allora, come strato superiore ha scelto Super Hyperion, adesso gli faccio scegliere il chassis. Yuki, vieni. I croccantini che non ha mangiato li ho rubati subito, così non mangia tutti i croccantini. Vai Yuki, scegli il chassis. Una parte bella competitiva ha preso. Adesso andiamo a scegliere il driver. Ho messo pure quelli della Hasbro, così più divertente. Dai, vieni Yuki. Dai Yuki, scegli il driver. Exceed. Allora, alla fine ha composto un Bey molto competitivo. Ho visto nei video, soprattutto quelli giapponesi, che fanno sta combo qua. Andiamo a fare gli altri Bey. Vieni Yuki. Scegli lo strato. Andiamo a scegliere il disco. Yuki, scegli il disco. Ho preso 10. Adesso andiamo a fargli scegliere i driver. Yuki, vieni. Scegli il driver, sceglilo. No, ho preso quello della Hasbro. Hai preso quello della Hasbro, quello schifoso. Facciamo almeno un altro Bey. O più, non lo so. Alla fine ha fatto il secondo Bey, è uscito uno schifo, diciamo. Contro quelli della serie Sparking, cioè già è debole. Contro quelli della serie Sparking farà schifo. Allora facciamone almeno un ultimo. In verità volevo farne solo due, solo che l'altro Bey fa troppo schifo. E se ne faccio di più, il mio gatto si ingozza di croccantini, che non va bene. Ok, scegli il Beyblade. Glide Ragnarok. No, Brave Valkyrie. No, si è mangiato pure l'altro. Allora, spero almeno questo che non mi vada a prendere il single chassis, perché sennò... Yuki, vieni qua. Va benissimo, quello va benissimo. Yuki, bravo, bravo. Bravo, Yuki. Ho preso l'1A. Ultimo. E poi basta, perché sennò mangia troppo il mio gatto. Vai, Yuki. Scegli il driver, qualunque cosa. Va benissimo quello, va benissimo, Yuki. Benissimo, adesso ti tolgo i croccantini e basta per oggi. Allora, qui abbiamo Brave Valkyrie con 1A e il Zone Driver. Mai vista questa combo. Allora, abbiamo qui una combo competitiva da video giapponese e un Bey con una combo a cacchio. È un Bey che potrebbe essere competitivo, ma non lo sappiamo ancora. Facciamo Venom Diablos 10 e Quick Driver. E abbiamo Brave Valkyrie 1A e Zone Driver. Non si sono neanche toccati e ha vinto Brave Valkyrie. Due punti per Brave Valkyrie. E vince Brave Valkyrie. Adesso facciamo Brave Valkyrie contro Super Hyperion 1B e
Exit Driver. La. Un punto per Valkyrie. Quasi. Due punti per Valkyrie. Altro che combo competitiva giapponese. No, la vince Valky, la vince Valky. Altro che combo competitiva giapponese. Questa sì che è una combo. Dai Yuki, abbiamo scoperto una nuova combo. Sei contento? Sei contento? Sei contento? Allora, facciamo lo spareggio tra i due bei. Venom Diablos, 10 Quick, Super Hyperion, 1B, Exceed. Dai, non ci posso credere. Ah, sta vincendo sta combo a caso di Diablos. Allora, siamo 1-1. Un click per Diablos. Non mi credo. Sono due punti per Diablos. Alla fine sta combo giapponese non è che funzioni tanto, né? Il secondo bay è uscito uno schifo, diciamo. Siamo 2-2. Perso di brutto la combo giapponese. Si vede che non... Cioè, da Diablos non me l'aspettavo. Combo a caso con il driver della Hasbro, proprio no. Cioè dovrebbe tipo andare in burst ogni 2x3, invece no, niente, non va in burst. Si vede che non è così brutto sta combo. Il secondo bay è uscito uno schifo.